confronto con gli amministratori per cercare di riflettere insieme su come affrontare la questione, migliorare il servizio dei consorsi di bonifica nel Salento e risollevare l'intero comparto messo già in ginocchio dalla crisi economica. Il malessere degli agricoltori salentini per la reintroduzione della tassa sulla bonifica ha portato la provincia di Lecce ad organizzare un confronto diretto con i rappresentanti della regione Puglia, alla quale è stato chiesto, tramite anche una raccolta firme, l'esclusione del pagamento delle cartelle esattoriali e più in generale di ridare credibilità e un ruolo concreto ai consorsi, perché il settore agricolo ha bisogno di sostegno e di una programmazione certa per creare terreno fertile. Sicuramente gli amministratori locali, compresa la provincia, in questo momento non riteniamo opportuno che ci sia un ulteriore balzello per il comparto agricolo e che ci sia un momento di riflessione anche alla vista, alla luce della spending review che a livello nazionale si sta portando avanti, capire se ancora i consorsi di bonifica hanno un ruolo, hanno una funzione, così come erano nati con delle funzioni ben specifiche. Oggi dobbiamo appunto ragionare su questo ruolo. Sicuramente il territorio ha necessità di notevoli interventi infrastrutturali, di manutenzione dal punto di vista idrogeologico, per cui sicuramente ha un ruolo determinante il consorzio, però siamo preoccupati per il semplice fatto che i consorsi non hanno le risorse, per cui dover pagare per le spese ordinarie, quindi per il mantenimento del personale o per le spese delle utenze, non riteniamo giusto. La Regione, prima di tutto, bisogna precisare che ha funzioni legislative che sono solo di controllo e di vigilanza. È entrata nell'interesse gestorio di alcuni dei consorzi di bonifica della Regione Puglia, perché i consorzi complessivamente sono 6 e solo 4 sono commissariati, perché i piani di classifica di quei consorsi, che altro non sono che i criteri di ripartizione dei costi che i consorsi sostengono per l'erogazione dei servizi, avevano a un certo punto avuto un cortocircuito, perché erano stati predisposti sulla base di principi non giuridicamente sostenibili. Come agire per rendere più efficaci, no, queste realtà dei consorsi? Ma certamente l'autogoverno dei consorsi contribuirà in maniera decisiva alla gestione efficiente, perché nel momento in cui sono i soggetti consorziati a gestire quel consorzio, loro avvertiranno meglio di altri quelle che sono le loro esigenze e quindi potranno usare gli strumenti migliori per gestire.